Ci sono famiglie in cui il risveglio è quasi come nelle pubblicità. Magico. E poi ci sono io. Oh, la sveglia. Beh, oggi dormo ancora un po'. Daniel! Sono le 7, avanti, sveglia, sbrigati in piedi e vai a fare per una volta qualcosa di utile nella tua misera vita! Ma mamma, oggi è domenica, non c'è scuola. Ah, è domenica? Ah, allora scusa. Dai, rimettiti a dormire. Ti rimbocco pure le coperte. Ti ho spaventato? Un po', mamma. Oh, povero piccolo. Non me ne frega un cazzo che domenica, se devi studiare! Ma... Che poi dico io, non ti è bastato aver fatto schifo all'ultima interrogazione? Vuoi ancora toccare il punto più basso nella tua insignificante esistenza? Ma mamma, te l'ho già detto, l'interrogazione è andata male perché ci sono state certe situazioni... particolari. E quindi il polmone è l'organo essenziale per la respirazione e la sua principale funzione è di trasportare l'ossigeno atmosferico ai fluidi corporei come il sangue e di espellere l'anidride carbonica. Oh sì, bravo! Ho anche apprezzato l'uso dei termini utilizzati per descrivere ciò che stavi dicendo. Grazie, professoressa. Sì, peccato che questa è l'interrogazione di storia e io ti ho chiesto di parlarmi delle guerre di dipendenza italiane. Professoressa, è che con tutte queste interrogazioni ravvicinate non capisco più niente. La prego, non mi metta un altro tre, mia madre mi ammazza. Ho capito, ma non sai dirmi proprio nulla, le ho spiegate la scorsa settimana. Professoressa, diciamo che la scorsa settimana non è che stavo molto bene e... Dai, Marangiolo, basta con queste scuse. Menenghini, lo dica lei al suo compagno qualcosa sulle guerre. Non ho studiato. Bene, vedi Marangiolo, almeno lui è sincero. Ma tu sai dirmi qualcosa, tipo, chi era Garibaldi? No, professoressa, non ho studiato. Sì, bravo, non studiare, tanto chi se ne frega della storia. Ma come, lui non studia e va bene, io invece no. Marangiolo, basta. Menenghini, chi era Garibaldi? Garibaldi era un personaggio storico. Bravo Menenghini, 7. Ma come 7? Ma non ho detto niente. Ah, adesso diamo pure i voti. È arrivato il professorone, è arrivato. Sa cosa faccio adesso? Mi tolgo le lauree e le do a lei, va bene? Gliele do, vuole le lauree? Ti prendi 3 e vai a posto. Te le do io certe situazioni particolari. Se prendi un'altra insufficienza alla prossima interrogazione, ti sbatto fuori di casa forse di testate sui denti e vai a vivere sotto un ponte, ma... barbone. Mamma, stai esagerando. Io cerco sempre di mettercela tutta e invece tu ogni volta devi sempre... Ah, Daniel, ma che palle però, ma parli sempre. Ma già al mattino sei così agitato, ma prenditi un calmante. Io? In realtà sei tu che... Tu che cosa? Niente, Satana, niente. E quindi hai capito perché devo andare bene all'interrogazione di domani? Ho capito, Dan, ma tranquillo, fidati, ci mettiamo lì oggi pomeriggio, io e te, e domani spacchiamo i culi. Sì, guarda, ho bisogno di concentrarmi, anche perché ultimamente sono sempre distratto. La Madonna! Guarda quella! Mamma mia, ma è una figa stratosferica! E sai cosa? Devo trasformare la preoccupazione che ho in questo momento in determinazione. Io ci vado a provare con quella. Sì, certo, ma se non sai nemmeno completare un puzzle da 10 pezzi, Dan... Sta a guardare... Eila, ok, so che ti posso sembrare invadente e sicuramente ne avrei ricevuti tanti, tipo complimenti e di avance. Però sei bellissima e appena ti ho visto mi si sono illuminati gli occhi. Sì, la tattica del romanticone dolce non funzionerà mai. E quindi so che direi sicuramente di no, ma bisogna provare nella vita e io lo faccio. Ti piacerebbe uscire qualche volta con me? Magari per un caffè e... Va bene. Sì, infatti lo sapevo che dicevi di no. No, e... no, ho detto che va bene. Cosa? Cosa? È che io non ero preparato a questa risposta e... Quindi? Organizziamo qualche sera? Sì, cioè... Capito, guarda, io devo andare via perché è arrivato il mio pullman. È stato un piacere, ciao. Ciao. Ma sei scemo. È che non ero abituato a ricevere un sì come risposta e non sapevo più cosa dire. Mi è spiazzato. Come cosa dire? Sì, due lettere, parola semplicissima. Magari era la donna della tua vita e tu la lasci andare via. Dici che se insegui il pullman riesco a trovarla entro stasera? Sì, sì, certo, andiamo, va. Mamma, siamo a casa, c'è anche Jacopo. Salve signore, è un piacere vederla. Mamma? Mamma? Ah, quando c'è uomini e donne in TV è sempre così, non parla più. Ah, ehi Dan, ti sei comprato FIFA 2018. Che ne dici se... No, dai, Jacopo, dobbiamo studiare e poi lo sai ma che... Ma dai, solo una e poi tanto è presto. Una partitina, che sarà mai? E facciamo una partitina... 2 hours later. E ho vinto. Aspetta, questa decideva chi ha vinto la bella della bella? No, questa decideva chi può scegliere per primo la squadra nella bella della bella della bella. 2 hours later. Ok, questa è l'ultima, decide tutto. Sì, chi vince questa vince tutto. 2 hours later.
Ok, abbiamo un problema. Non c'è più tempo, abbiamo un botto da studiare. Sì. Aspetta, ho un'idea. Studio Facile 83. Studio che? Studio Facile 83 è il canale YouTube che ti insegna come studiare in poco tempo anche vagonate di roba. È un grande, fidati. Avete poco tempo per studiare? Avete passato il pomeriggio a giocare a FIFA e ora siete nei guai? Studio Facile 83 è la soluzione. Vedete questa parte qui? Ovviamente non lo so cosa sia, ma è un cartone su YouTube, quindi dico cose a caso. Questa è dedicata alla memoria ed è quella che si attiva quando studiate. Questa parte qui invece è quella che interessa a noi. Viene chiamata Bifidus Regularis Antropogenetico ed è capace di bypassare la memoria tattile astropogenetica astrogonometrica. Bypassare cosa? Utilizzando quindi il metodo ASTES. Metodo che permette di ricordare ogni singola parola collegandola direttamente con un'altra ben più facile da ricordare. A parte che non ho capito niente, ma cos'è sta roba? Ma guarda che funziona. Ma dai, secondo te usando sto metodo ARTES, metodo ASTES, quello lì, e poi saprò veramente tutto domani, ma dai, ma poi non ho capito neanche come funziona. Allora, te lo spiego. Tu sei bello lì che stai... Dan? Tu sei bello lì che stai studiando e praticamente prendi le parole più difficili da ricordare, come date o nomi, e le sostituisci con parole più facili da ricordare. Tipo che ne so, Carlo Magno diventa ciliegia. Il tuo cervello si ricorda la parola ciliegia. E l'interrogazione, pensando alla ciliegia, direi Carlo Magno. Ma sei scemo. Cioè, in pratica non mi devo solo ricordare la parola che devo studiare, ma in più quella che devo usare per sostituire. Ma dai, ma cos'è? Dan, come ogni cosa ci sono anche dei difetti. Però io grazie a questo metodo non ho mai sbagliato una verifica di educazione fisica. Ma se non abbiamo le verifiche di educazione fisica? Infatti vuol dire che funziona. E vabbè, e vada per sto metodo ARTES. ASTES. Oh sì, quello lì è uguale. Ehi Dan, alla fine non è andata poi così male l'interrogazione, no? Ma in effetti il metodo funziona, avevi ragione. Te l'avevo detto. Sì, diciamo che all'interrogazione, se avessi risostituito di nuovo le parole, era meglio, perché dire che la Divina Commedia l'ha scritta un'anguria e che la sua guida era una mela, diciamo che non è proprio il massimo. Sì, è che devo ancora capirlo bene, sto metodo. Ma sì, dai, ci sta. Io vado, ci vediamo. No, dai, Dan, ti prego, Jacopo, stai ancora un po' qui con me. Fa freddo qui. Ho capito, ma sarà pronto da mangiare e vado a casa. Perché io ce l'ho ancora, una casa. Ciao ragazzi, questo era I Pantellas versione cartone. Lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E... un saluto panteliano a tutti. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con ASTES.